Siamo molto soddisfatti, era nel nostro programma elettorale la realizzazione di un'area per i ragazzi, ma in realtà questo progetto dell'area fitness, dello skate park e di una piccola area con prato verde è solo lo stralcio di un più ampio progetto di riqualificazione di tutto questo tratto di costa che verrà ripreso all'utilizzo. Diventerà un enorme prato verde di circa 2000 metri quadri con chaise longue, attrezzi, con altre strutture, in maniera che la città potrà vivere quest'area pienamente riqualificata. L'abbiamo chiusa al posteggio selvaggio, l'abbiamo chiusa ai camper, in modo che i ragazzi potranno in modo indisturbato vivere questa nuova dimensione di gioco, a qualunque ora perché illuminata, in piena sicurezza perché videosorvegliata. Insomma, quello che abbiamo promesso in campagna elettorale, pian piano, ora che siamo usciti dall'era Covid e ora che abbiamo recuperato le risorse, e non è stata un'impresa semplice perché il Comune versa in grandi difficoltà finanziarie, pian piano, dicevo, noi riusciamo a realizzare tutto quello che avevamo nel programma elettorale. Sono contento che i ragazzi e i runners di questo tratto bellissimo di costa da oggi avranno un nuovo luogo di ritrovo. Chiedo a tutti quanti di rispettarlo, di tenerlo bene, perché questa struttura è di tutti quanti noi. Buon pomeriggio, con la benedizione di Padre Ponte, che ringraziamo per essere qui, diamo inizio alla cerimonia di inaugurazione dell'infrastruttura sociale, skate park, area a verde e area fitness del lungomare di Mazara del Vallo. Prego, Padre Ponte. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Dio, principio e origine dell'universo, dal quale scaturisce ogni bene, sia con tutti voi. Buonasera a tutti, vorrei salutare anzitutto il sindaco, l'amministrazione rappresentata e tutti voi che siete qui presenti, in particolare quanti praticheranno questo sport, non so se c'è voi qualcuno. Comunque è un momento questo bello, lui, benissimo, lui è un ministrante, vedi che bravo, benissimo, fa doppie, non solo lo sport ma anche serve anche la Chiesa e il Signore, bravo. Comunque dicevo che è un momento questo bello perché è un momento in cui noi mettiamo in evidenza l'importanza dello sport per i nostri ragazzi, per i giovani, ma per tutti. E lo sport dà la possibilità anzitutto di coltivare le energie del nostro corpo. Abbiamo bisogno di avere sempre un corpo più in forma per poter servire lo spirito e servire anche la società. Abbiamo bisogno anche di un equilibrio psichico e lo sport aiuta in questo. Io vedo una volta i ragazzi che giocano, gareggiano tra di loro in Piazza della Repubblica con lo skate. E godo di vederli così. Controllare i movimenti è uno sport questo che esige un grande equilibrio fisico e un grande equilibrio anche di conseguenza anche mentale. E poi anche lo sport è meraviglioso perché coltiva delle relazioni, le relazioni a livello personale ma a livello anche comunitario, a livello di popoli, di nazioni. Ecco, dobbiamo sempre più coltivare questa bellezza dello sport. Poi questo qui avviene in uno scenario veramente bello. Prendiamone coscienza, lo scenario del mare, bellissimo, del cielo terso, e bellissimo il vento che anche ci accarezza. Io ricordo quando Giovanni Paolo II era qui, proprio a questo punto, no? Proprio dove siamo noi, mi pare. Con il palco fu fatto, penso, qui però. Comunque, lì giù forse. Comunque, ecco, qui venne il Papa Giovanni Paolo II. Fu una cosa meravigliosa. L'ora era quella del tramonto. Era il tramonto. E il Papa disse,
meravigliato, stupito di questo sole che calava proprio nelle acque del nostro mare, e diceva: è una cosa stupenda, una cosa stupenda quello che sto vedendo con i miei occhi, il sole che tocca il mare, bellissimo. Comunque dobbiamo veramente, Mazara deve essere grata al Signore perché le ha dato uno scenario così bello, un mare unico. E poi un lungomare stupendo. Io devo fare i complimenti veramente all'amministrazione che ha pensato di fare questo lungomare così bello, e all'amministrazione attuale che lo sta rendendo ancora più bello con questo verde che è nel progetto, vuole ancora estendersi. Bellissimo. Comunque io vorrei ringraziare con voi il Signore che ci ha dato questa terra, questo mare, questo sole, e che ci dà la possibilità di svilupparlo sempre di più. Il nostro corpo, il nostro spirito, la nostra mente, anche con queste attività sportive. Il mondo ha bisogno di persone felici, di giovani non ha bisogno tanto di ricchezze, peggio di armi o di storie o di guerre o di odi, ha bisogno di persone che siano felici. Lo sport secondo me contribuisce a creare persone felici. Bene, e basta così. Vi leggo un passo della prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo. Per ogni atleta è temperante in tutto, essi lo fanno per ottenere una corona corruttibile, noi invece una incorruttibile. Io dunque corro, ma non come chi è senza meta, faccio il pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi tratto duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù, perché non succeda che dopo aver predicato agli altri venga io stesso squalificato. Ecco chi scrive queste parole è San Paolo, che ci dice che la vita è una corsa, la vita è una gara non tanto per raggiungere premi e fatti che magari poi passano, ma per raggiungere mete importanti e belle nella vita, e poi alla fine raggiungere la meta ultima, che è quella dell'incontro con Dio. E allora diciamo tutti insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Salga a te la nostra lode, o Padre, che nella tua provvidenza guidi a un fine di bontà e di grazia le fatiche e i progetti umani. Dà sollievo al corpo e allo spirito, e aiutaci a disporre con saggezza del nostro tempo libero. Ascolta, Signore, la nostra fiduciosa preghiera, perché questi spazi destinati ad attività ricreative e sportive accrescano il vigore delle membra e favoriscano la serenità dell'anima. Fa che tutti gli sportivi sperimentino nella lealtà il valore dell'amicizia, e superando ogni forma di violenza promuovano la civiltà unica e bella dell'amore. Per Cristo nostro Signore. Ravvive in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. E adesso vi aspergo con l'acqua benedetta questi spazi. Prima il sindaco, bene, e tutti voi, grazie, c'è già l'assessore, consiglieri comunali, sono solo quelli che trova più curvi, quelli più stanchi, no? Thank you.
tutti quelli che verranno qui a divertirsi, a fare attività sportiva, perché non abbiano a farsi del male magari. Io vorrei tentare di Grazie a Padre Ponte, lo ringraziamo sia per la presenza che per le parole che ha detto che per la benedizione. Sindaco Salvatore Quinci, ieri è stata la giornata nazionale dello sport, Mazara è stata protagonista con la presenza della delegazione provinciale CONI, anche il CONI nazionale ha ricordato la presenza a Mazara del Vallo di una serie di manifestazioni, a partire dal triathlon, ma tutte le manifestazioni organizzate dai centri CONI di Mazara del Vallo. Nasce qui una struttura che è una struttura sportiva, ma non solo, skate park, area fitness, anche un'area verde per riqualificare sempre più il nostro lungomare. Grazie Ettore, buonasera a tutti. Gran saluto il vicario della diocesi, Giuseppe Ponte. Saluto gli assessori presenti, i consiglieri comunali e tutti quanti voi, i giornalisti che hanno sfidato il caldo di questo orario strano per una inaugurazione, ma io fra un po' dovrò andare a Trapani perché c'è l'anniversario delle forze dell'arma dei carabinieri e quindi saremo lì tutti i sindaci. Oggi è una bellissima giornata perché quest'area, che è soltanto uno stralcio di un progetto più ampio di riqualificazione, no? Che comprende tutti e 1700 i metri quadri che vanno da qui sino all'area fruibile, che presto diventerà un enorme prato verde con altre strutture come queste, fra cui strutture sociali, panchine, tavolini, un'area coperta, in modo da riqualificare quella che è un'area abbandonata. Come vedete abbiamo chiuso l'accesso al transito ai veicoli, un transito indiscriminato, perché quest'area diventerà una delle più belle di Mazara. Non a caso è nel lungomare più bello che noi abbiamo nella nostra provincia. Lasciatemelo dire, sarò campanilistico, ma a me sembra proprio che sia così. Io devo ringraziare ovviamente l'architetto Andrea Ingargiola, che ha provveduto a immaginarla e disegnarla quest'area. Devo ringraziare l'architetto Falzone, che personalmente ne ha seguito i lavori, il dirigente del terzo settore, la dottoressa Marascia, che adesso ha un bell'impegno, quella di gestire e governare questa struttura insieme al terzo settore. Ma soprattutto devo ringraziare Gianfranco ed Angela, che invito a venire qui vicino a me, se possibile. Architetto Pisciotta, prego. Gianfranco Antero, ti prego, vieni qui vicino a me, dai. Un applauso glielo facciamo a questi due. Perché? Perché sono stati loro a immaginare in campagna elettorale, nella costruzione del programma elettorale, un'area skate park, un primo tassello di strutture sociali a servizio dello sport e dei nostri ragazzi. Uno sport non più vincolato all'interno di strutture chiuse, ma all'aperto, perché lo sport si deve fare all'aperto. Mazara consente di farlo 12 mesi l'anno. E non solo l'hanno immaginato e l'hanno messo nel programma elettorale, ce l'hanno suggerito e l'abbiamo inserito lui, ma pure hanno immaginato poi come farlo, come realizzarlo. E quindi se oggi nasce questa struttura è perché è nata ancor prima nella idea partecipativa di questa coppia di giovani sposi di Mazara. Io non smetterò mai di ringraziarvi, ma è questo il senso della cura che questa comunità deve prendere della propria città. Il meccanismo della delega a un soggetto, a una giunta, è fallimentare. Non ci sarà mai nessuno che potrà sostituirsi a una comunità che si prende cura della propria casa comune. Dicevo, questo è uno stralcio, perché quando, e noi non volevamo però rinviare l'inizio di queste opere, quando sarà completamente finito, tutti quanti noi potremo toccare con mano quello che poteva essere Mazara e quello che può diventare. E non è importante se abbiamo problemi economici e finanziari, perché io racconto sempre, Padre Ponte, il problema non sono mai le risorse,
Il problema è se hai una visione della tua città, se provi a immaginartela, se provi a costruirla con determinazione e a trasformare i tuoi desideri e i sogni dei tuoi concittadini, in questo caso anche dei ragazzi, in realtà. E allora le risorse si trovano. In questo caso io ringrazio i vertici di Turna che, realizzando un grande parco eolico, anzi fotovoltaico, nel territorio di Mazara del Vallo, ha voluto dare il suo contributo, perché poteva farlo in maniera molto diversa, consentendoci di realizzare queste e altre opere. Mazara, e concludo, e questa amministrazione ha a cuore il benessere sportivo dei nostri concittadini. Nei nostri programmi abbiamo già finanziati, e che stanno o andranno presto a gara, la piscina e la pista di atletica attorno al campo che sta tornando in erbetta, in contrada affacciata, che faranno di quella struttura presto, insieme alla ristrutturazione del palazzetto dello sport per 900.000 euro dopo quasi 40 anni, insieme alla realizzazione del playground, la seconda struttura indoor di Mazara in via Castelvetrano, insieme alla realizzazione della terza struttura indoor che invece sarà in via Bessarione per il valore di 1,5 milioni finanziata con i fondi del PNRR, faranno di Mazara, lo posso dire, il paradiso delle associazioni sportive, di tutti coloro che vogliono fare sport a partire dall'età più piccole, proprio perché stiamo raccogliendo tutte le iniziative e stiamo mettendo in campo ogni nostro impegno perché Mazara diventi veramente fruibile in tutti i luoghi e in tutti i posti per uno sport aperto a tutti quanti. Non ci sarà più una sola struttura indoor, ma ce ne saranno tre presto a Mazara, ma soprattutto ci sarà una grande area qui che richiamerà, vi assicuro, non soltanto i nostri concittadini, ma tutti coloro che vogliono vivere e animare un paesaggio bellissimo come è questo. Adesso io ringrazio davvero tutti quanti voi per il contributo e, se mi consentite, chiederò all'architetto Angela Pisciotta di tagliare il nastro e inaugurare questa bella struttura. Non le chiederò di fare il primo giro sullo skate, va bene? Quello lo lasciamo ai ragazzi che sono qui. Grazie. Allora, mettetevi così a favore di camera e procediamo al taglio del nastro. Prego, padre Ponte, si mette anche qui vicino. Sì. Lo skate park è stato inaugurato. Grazie a tutti voi.